Ciao, Canale 25, siamo la Gazzetta del Cosplay, è una rivista nata un anno fa che parla appunto di cosplay, di come fare i costumi, vari accessori e quant'altro, e trattiamo molti materiali per fare armature come il Warbler, che è un materiale tedesco, termoplastico, lo si scalda con la pistola termica, lo si mette in posa, una volta che raffredda tiene la posa, è autoincollante a se stesso, quindi non servono colle perché si fonde col calore, e gli scarti possono essere usati per fare eventuali decori appunto in rilievo, ecco. Poi ci sono altri materiali come il DecoArt, che è sempre un materiale tedesco nato dallo stesso produttore, che si scalda, diventa una plastilina e si fanno questo genere di decori che sono un po' più, diciamo così, sono meno grezzi, ecco, rispetto agli altri, al tatto e quant'altro. Poi dopo abbiamo foam e quant'altro, sempre per fare armature o comunque accessori cosplay. E per dipingerli, una volta finito un pezzo, basta metterci un primer di vinilica, almeno 6 passate, consigliamo, oppure gesso acrilico e poi scartavetrare. E una volta fatto questo, poi tranquillamente qualsiasi acrilico spray che trovate o che volete, cioè come colore non è un problema quello. Questa qua è il numero, uno dei vecchi numeri di gennaio, dove all'interno ci sono foto dei ragazzi in cosplay con i loro lavori, poi ci sono varie curiosità sul Giappone, videogame, cucina, vari tutorial su come acconciare le parrucche. C'è un po' di tutto, insomma, è una rivista generica che potete trovare cercando su. Che è una rivista generica che facciamo tutte le fiere, adesso siamo a Romix e quindi potete seguirci anche su Facebook se volete per maggiori informazioni. Basta che cercate su Facebook Gazzetta del Cosplay, oppure abbiamo un sito internet che è gazzettadelcosplay.it e basta. Ciao a tutti!